Una visione del futuro della città corredato da proposte, progetti liberi dai nomi e dalle appartenenze. Una sorta di laboratorio in vista delle prossime elezioni comunali che prevalica gli schieramenti. Iniziativa promossa da Campo Sud e dalle associazioni La Contea ed Iniziativa Meridionale, e da cui hanno preso parte i parlamentari Marcello Taglialatela, Fratelli d'Italia, e Umberto Ranieri del PD. I tanti problemi che ha la nostra città tra persone che hanno affinità elettive, anche se vengono da campi politici diversi, la necessità di concordare le soluzioni efficaci è una necessità da praticare. Quindi questa mattina cercheremo di praticare per, non dico la prima volta, ma certamente per la prima volta in questo periodo contrassegnato solo e esclusivamente da nomi e non da programmi per la scelta della prossima amministrazione comunale, di riscoprire se ci sono argomenti sui quali i problemi e le relative soluzioni sono identificati allo stesso modo. Ovviamente io rappresento la tradizione della destra napoletana, di una destra sociale particolarmente legata ai problemi della città, ma non è detto che si possano scoprire convergenze su temi specifici. Sarebbe sicuramente un ottimo risultato in considerazione del disastro dell'attuale amministrazione comunale. Credo che sia importante in questa fase della vicenda politica napoletana concentrare gli impegni e gli sforzi sui contenuti di un programma di risanamento e rilancio del ruolo, della funzione della città di Napoli sul piano economico, civile, culturale. Ecco, se ci si concentrasse in questa direzione sarebbe meglio e forse si susciterebbe anche una maggiore attenzione da parte dei napoletani. Ad ascoltare il dibattito denominato divisioni, dove il suffisso non intende giustificare l'esigenza di operare su piani diversi ma moltiplica le visioni sulla città, anche il leader degli industriali Ambrogio Prezioso. L'ambito delle visioni c'è la rigenerazione urbana, perché Napoli ha poco territorio, ma io direi l'intera città metropolitana, però ha una grande densità. La densità è un valore se tu riesci ad assicurare mobilità di persone e cose all'interno della stessa. E quindi la prima cosa è la costruzione delle reti energetiche, le reti digitali, le reti logistiche.